Sono sei gli indagati per spaccio di cocaina accusati di far parte di un sistema di acquisto e vendita di stupefacenti. Di queste, tre persone sono agli arresti domiciliari. Le indagini dei carabinieri sono partite nell'agosto del 2020. In manette, a seguito di un'inchiesta dell'arma coordinata dal sostituto procuratore Davide Rosati, è finito anche un brigadiere dei carabinieri. Secondo le accuse, avrebbe spacciato cocaina per un ammontare medio dai 300 ai 500 grammi al mese. L'operazione di oggi, che ha portato all'arresto di tre persone che ora sono agli arresti domiciliari, fra i quali c'è un militare dell'arma in servizio nella provincia, è l'epilogo di un'indagine che ha avuto il suo avvio ad agosto del 2020 e ha avuto ed è stata avviata immediatamente proprio per accertare dei comportamenti sospetti di questo militare. Si pensava che potesse essere un assuntore di sostanza stupefacente, poi invece ci siamo resi conto che faceva parte di una rete principalmente condotta da tre persone che aveva, diciamo, al suo vertice due persone che si sono succedute nel rifornire lui di cocaina e che importava tra i 300 e i 500 grammi di cocaina al mese nella provincia di Teramo, che poi veniva successivamente smistata. La rete della compravendita si svolgeva non solo nel capoluogo teramano, ma anche a Basciano, Torricella Sicura e Penna Sant'Andrea. Tra i clienti, liberi professionisti, imprenditori locali, ma anche operai impiegati. Diciamo che la decina di acquirenti che abbiamo identificato appartengono a tutte le classi sociali. Ci sono operai, ci sono liberi professionisti, impiegati, c'è un po' di tutto, insomma. La qualità della droga era molto alta? La qualità della droga era molto alta, tanto che il prezzo al dettaglio era tra i 100 e i 110 euro. Stamattina sono state effettuate da 30 militari dell'arma e da due unità cinofili le sei perquisizioni che hanno portato al sequestro soltanto in una delle sei di 3 grammi di cocaina.